ragazzi, oggi vi porto a vedere un vecchio borgo medievale qua in Toscana, completamente abbandonato. Dalle ricerche che ho fatto su internet risulta che ultimamente ci vivevano tre persone e è completamente lasciato a se stesso. Adesso facciamo questo pezzo di sterrato a piedi per arrivare all'ingresso del paese. E così vi faccio vedere un po' com'è. Dalle ricerche che ho fatto su internet anche, cioè, sembra davvero una figata, perché ha lasciato tutto com'era, quindi andiamo un po' a vedere. Ciao! Guardate che figata, oh. Un vecchio paese abbandonato. Fuori di graffiti. Andiamo a vedere qua dentro. Qua è tutto crollato, però c'è una figata. È veramente spettacolare come posto. Proviamo ad andare di qua. Questa frase davvero è verissima. Guardate qua che spettacolo, un vecchio forno. Ormai c'è rimasto ben poco. Qua di sotto possiamo vedere la cucina. Adesso proviamo ad andarci. Eccolo qua. Bisogna stare attenti perché qua veramente non c'è rimasto niente. No, è incredibile, è davvero una cosa allucinante. Questo è quello che si vedeva dal piano di sopra.
guardate, come vi dicevo, è rimasto tutto come è stato lasciato dalle ultime persone che ci hanno vissuto. Veramente fa impressione pensare che ormai gli unici esseri viventi che ci vivono sono i gatti. Allucinante, sembra che ci sia una faccia lì. Guarda dai video. Come ogni paese che si rispetti, c'è anche il cimitero. Il paese rimane lì. Ragazzi, allora ho scoperto degli altri dettagli su questo paese. Praticamente intorno alla fine degli anni 40 c'è stato compiuto un bruttissimo omicidio di una ragazza di nome Elvira la notte prima delle sue nozze. Infatti si dice che all'interno del paese ci sia ancora il suo fantasma che gira nelle stanze come se fosse alla ricerca di trovare un po' di pace. Spero che questo video vi sia piaciuto. In questi giorni ne arriveranno altri, quindi nulla, vi invito a lasciare un mi piace, a condividere questo video. E alla prossima. Ciao ragazzi.